Benvenuti ragazzi delle classi Città di Castello, siamo qui nel giorno della memoria per ricordare e una particolare vicenda che si inquadra in quel clima sociale che senz'altro fu la premessa drammatica degli eventi che poi si concretizzarono in quell'evento che appunto noi conosciamo come Shoah. È una particolare analisi e studio che noi oggi presentiamo, frutto anche di un libro. Questo libro è Foto di classe senza ebrei, questo è il titolo, che studia gli archivi scolastici e le persecuzioni a Milano a partire dal 1938 fino al 1943. E lo facciamo assieme agli autori di questo libro che ci hanno fatto la grande gentilezza di essere qui questo giorno con noi. E gli autori hanno fatto un gran lavoro che poi ci racconteranno nelle scuole. Sono professionisti che da anni lavorano sulla didattica relativa proprio alla memoria e in particolare alla didattica della memoria, relativamente proprio ai fenomeni di antisemitismo che interessarono l'Europa e il nostro paese. E ve li presento e vorrei salutare Patrizia Baldi. Benvenuta Patrizia, la professoressa Baldi, una pedagogista e lavora alla Fondazione CEDEC e è responsabile della didattica e ha strutturato molti studi sul tema della didattica, cosiddetta didattica della Shoah in Italia. E benvenuta Patrizia. Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti e a tutte collegate qui oggi con noi e a questo punto passo la parola ai miei colleghi. Grazie Patrizia, è qui con noi anche Enrico Palumbo che è assegnista di ricerca di storia contemporanea presso l'Università degli Studi Roma 3. Buongiorno Enrico. Grazie, grazie a tutte e a tutti che siete in ascolto. Grazie Enrico di aver accettato il nostro invito e saluto anche Gian Guido Piazza che è un epistemologo, ha insegnato a lungo filosofia nei licei ed è un esperto anche della formazione dei docenti su questi temi che oggi stiamo discutendo. Gian Guido, benvenuto. Buongiorno a tutti. Loro ci parlano dalla fredda Milano. Anche senza neve, mi dicevate. Quindi benvenuti. Io faccio una breve premessa. Perché parliamo di antisemitismo a scuola? Perché questo libro, che adesso i nostri autori ci racconteranno, apre una finestra su eventi drammatici che derivano da una scelta precisa del regime fascista di espellere dalla scuola italiana tutti i componenti, bambini, bambine, professori, tecnici, di provenienza ebraica, in una scelta che poi vedremo, il regime attuò in una forma che viene definita biologica, cioè secondo la loro presunta appartenenza razziale. Una radice questa di avversione alle persone di origine ebraica che ha radici lontane nel regime, che fu sposata con grande convinzione e quando arriva il Regio Decreto, siamo nel settembre del 1938, molti, come vedremo, molti presidi, molti professori si impegnano, molti provveditori agli studi si impegnano in una maniera con un'efficienza assai importante nel dare attuazione a questo Regio Decreto, quindi un decreto firmato dal re, quindi che aveva forza di legge. Viene fatto a settembre non a caso, tra l'altro il primo decreto, poi seguirà qualche mese dopo la proclamazione del Gran Consiglio del Fascismo che definirà il corpus delle misure contro gli ebrei, ma questo è il primo decreto che interessa la scuola. Anche questo dobbiamo rifletterlo come elemento, perché proprio prima la scuola,
E, tra l'altro, poi come ci diranno i nostri autori, questo libro ci dà anche un importante elemento di riflessione, che non c'è solo una espulsione, e quindi con conseguenze che vi potete immaginare, insomma, no? Poi che approfondiremo, ma c'è anche proprio una didattica dell'antisemitismo che viene inaugurata, con un'epurazione di autori ebrei dai libri, con un invito a promuovere la cosiddetta razza italiana ai docenti che vi aderirono in gran parte con grande dedizione ed entusiasmo. Quindi vorrei chiedervi ai nostri autori, approfittando della gentilezza che ci avete fatto di essere qui oggi con noi, con i nostri ragazzi, ma come è nata l'idea di questo libro, questa foto di classe senza ebrei, insomma questo titolo e anche questa copertina che vedete in sovrimpressione e che ci che credo che non sia una scelta casuale. Ecco, vorrei solo dirvi, aggiungere, che questo libro nasce da uno studio fatto sugli archivi di alcune scuole di Milano, archivi che hanno portato non solo gli esperti ma anche i ragazzi a approfondire, a studiare gli stessi archivi, e per rendersi conto come a volte le carte possano parlare anche dopo tanti anni, insomma, raccontare delle storie che i nostri autori hanno cercato di raccogliere. Ecco, come è nato questo libro e qual è stata l'esperienza che avete fatto assieme ai ragazzi di Milano? Sì, posso dire io qualche parola iniziale. Questo libro nasce da ricerche, diverse ricerche che risalgono a molti anni fa, alcune sono cominciate circa 30 anni fa, quindi molto tempo indietro, e nel corso del tempo si sono arricchite di sempre nuove ricerche, scuola dopo scuola, che sono nate sostanzialmente su due piani, no? Con due obiettivi. Da un lato sono ricerche che avevano una finalità didattica interna ai percorsi di studio della storia condotti dai singoli docenti. Su questo magari lascerò dire qualche parola al mio collega Gianguido Piazza, che in quanto docente è stato uno dei protagonisti di questa stagione di ricerche scolastiche, che sono giunte a pubblicazioni che testimoniavano l'esperienza percorsa, l'esperienza vissuta da studenti e docenti. L'altro piano era quello della vera e propria ricerca storica, quindi con l'obiettivo di arrivare a una ricerca compiuta, conclusa, che avesse anche una finalità di carattere scientifico. I due piani spesso hanno convissuto, in alcuni casi alcune ricerche hanno fatto prevalere l'uno o l'altro. Quello che noi abbiamo fatto è stato, a partire da insomma, un incontro che abbiamo organizzato 5 anni fa, di raccogliere queste ricerche, richiamare gli autori e le autrici di queste ricerche, anche se in alcuni casi non è stato possibile perché nel corso degli anni purtroppo qualcuno non c'è più, e abbiamo provato a innanzitutto chiedere a questi autori, a queste autrici, di aggiornare da un punto di vista scientifico e archivistico le loro ricerche. Abbiamo poi anche aggiunto altre ricerche che sono state compiute ex novo in occasione della pubblicazione del nostro libro, quindi non sono solo ricerche già presentate in passato. E poi abbiamo provato a fare un lavoro che desse il senso di questa operazione di inglobare in un'unica cornice tanti lavori diversi. Poi saranno appunto le lettrici e i lettori a dirci se ci siamo riusciti, che è stato quello di far dialogare tra di loro gli archivi scolastici, perché tutti gli archivi sono diversi tra di loro. Le scuole hanno archivi che contengono documentazioni diverse, perché i criteri di archiviazione non sono uniformi. E questo ci ha permesso di fare un lavoro in costante dialogo tra di noi per
cercare di dare una interpretazione, una spiegazione alle nostre diciamo, risultanze scientifiche che fosse il più possibile organica e che tenesse in conto appunto i contributi che ciascun archivio poteva dare anche ad altre scuole. Ovviamente poi, come avviene in tutte le ricerche, abbiamo anche provato a far dialogare questi archivi con archivi non scolastici, perché naturalmente, e non milanesi, per cui naturalmente le ricerche sono complesse. Il risultato è appunto questo tentativo di mettere in un'unica narrazione storica tanti lavori complessi, diversi tra di loro, con anche un auspicio. Noi abbiamo cercato di valorizzare, di dare insomma, il senso dell'importanza di questi archivi scolastici, che non sempre sono tenuti in condizioni ottimali, non necessariamente per imperizia dei presidi, perché spesso le risorse sono molto scarse, e quindi molti archivi tendono a degradarsi e a perdere documentazione che invece ha un'importanza e che è davvero preziosa per la ricostruzione della nostra storia. Quindi, diciamo, l'attività di lavoro e di valorizzazione di questi archivi anche da parte dei docenti che riescono a trovare un'opportunità per fare didattica insieme con gli studenti è una grande occasione per salvare questi archivi, come del resto è stato fatto anche grazie all'attività del mio collega che a cui chiederei magari di continuare, no, la narrazione raccontando la sua esperienza di ricerca con gli studenti. Certo, le ricerche hanno visto in molti casi gli studenti protagonisti. Vorrei aggiungere quello che hai detto, che alcune di queste ricerche sono partite anche su impulso degli studenti. 30 anni fa, gli anni 90, negli anni 90... per esempio, i programmi di storia dell'ultimo anno partivano ancora dal congresso di Vienna. Quindi al Novecento si arrivava nella seconda metà dell'anno e la Shoah, le leggi razziali e così via occupavano una piccola parte di spazio. Gli studenti si sentivano defraudati di questa conoscenza. Per cui in molti casi, come per esempio al Liceo Classico Manzoni in Milano, queste ricerche sono, o meglio, l'impulso a queste ricerche è partito addirittura da un laboratorio che è stato ottenuto durante una cogestione della scuola. Condizione necessaria per queste ricerche sono gli archivi. E gli archivi, cioè quei luoghi dove sono raccolti tutti i documenti prodotti o ricevuti da una scuola nel corso dei decenni della sua vita. Quindi ci troviamo i registri, ci troviamo le circolari, ci troviamo i regolamenti di istituto e così via. Materia interessantissima per entrare nella vita quotidiana degli studenti che hanno preceduto gli attuali, in un mondo molto diverso dall'attuale. Però anche in una situazione dove è possibile attivare anche un circuito di empatia. È possibile, in fondo, in molti casi i muri, gli arredi, ahimè, sono gli stessi di decenni fa, e quindi lo studente di oggi può immedesimarsi, in fondo, anche le stesse paure dei cattivi voti, delle bocciature e così via che avevano gli studenti in un tempo, magari in termini e misure diverse, ma qualcosa rimane immutato, ahimè, nella scuola. Ecco, quindi l'archivio è una grossa risorsa. Ecco, che cosa non si trova negli archivi? E qui abbiamo un po' ingannato i nostri possibili lettori. Per lo più negli archivi non si trovano le foto di classe. Le foto di classe appartengono a un altro tipo di archivio, cioè l'archivio privato che ciascuno di noi ha.
le memorie personali dei propri compagni, dei propri amici, eccetera. Perché allora abbiamo scelto un titolo del genere? Beh, secondo me è un titolo efficace, ma penso che Patrizia ci possa dire qualcosa di più. Sì, nel corso del progetto abbiamo ragionato tutti insieme su come comunicare efficacemente il lavoro che avremmo prodotto. E quindi, sapendo appunto che una parte dei nostri lettori sarebbe stata, diciamo, avrebbe fatto parte del pubblico scolastico, abbiamo cercato di utilizzare proprio quello stesso, quel documento che ciascuno di noi o molti di noi conservano, quindi la foto di classe, la foto del gruppo classe, quindi la classe come un organismo vivente. E l'abbiamo fatto affiancando due immagini, come ha detto Gian Guido. Sono due fotografie che arrivano dall'archivio di una ex studentessa e in queste due foto sono rappresentate la classe prima B del liceo Berché nell'anno scolastico 1937-38, quindi prima della emanazione dell'applicazione delle leggi antiebraiche fasciste, e poi la classe seconda B del liceo Berché l'anno successivo, dopo l'allontanamento delle studentesse. In questo caso, appunto, vedete che si tratta di una classe femminile, perché allora la maggior parte delle classi erano classi in cui i ragazzi, le ragazze erano separate. E quindi cosa abbiamo fatto? Per restituire l'assenza delle studentesse, abbiamo affiancato l'immagine in cui queste studentesse ancora frequentavano la loro classe, all'immagine dell'anno successivo in cui le studentesse non ci sono più. E poi abbiamo immaginato un titolo, e questo titolo appunto è sempre riferito alla classe, quindi una classe che è una classe monca, è una classe che ha un come dire, in cui è stata cancellata una parte della comunità scolastica. Ecco, questo significa che in realtà il danno è stato prodotto sia agli studenti, alle studentesse, alle loro famiglie, e nel contempo questo danno è stato fatto a tutte le classi, a tutte le il in realtà a quella rete di amicizie che nel tempo si era consolidata nelle scuole. Chiaramente chi aveva già un percorso scolastico, un certo percorso scolastico di una certa durata alle spalle, ha vissuto in maniera ancora più drammatica questo allontanamento, ma anche i più piccoli sono stati toccati proprio perché erano all'inizio di quella avventura scolastica che vede appunto studenti e studentesse non solamente studiare, ma crescere insieme. Certamente, certamente, no, questo è molto interessante. E io vorrei chiedere, se posso, ad Enrico, anche per far capire ai ragazzi che ci stanno ascoltando un po', insomma, quale fu il clima storico che si stava generando nella convinzione che appunto, come si diceva prima, tutte queste azioni furono una serie di presupposti senza i quali sarebbe stato molto difficile comprendere anche la Shoah che fosse poi avvenuto. E anche per far capire ai ragazzi un po' che cosa successe, insomma, immaginiamo, viene pubblicato un decreto che immediatamente chiede ai presidi, ai provveditori di espellere alunni, docenti, libri, citazioni di ebrei. E questo avviene i primi di settembre, quando la scuola stava per cominciare. Ecco, ma voglio sapere, Enrico, come reagì la società italiana? Come fu vissuta questa gravissima serie di interventi?
Dunque, la reazione della società italiana in occasione della pubblicazione di questo corpus di leggi che, appunto, come è stato ricordato, comincia all'inizio di settembre, ma poi si articola nel corso delle settimane e dei mesi successivi in maniera molto pervasiva, è stata studiata sotto vari aspetti, attraverso il ricorso di tante fonti archivistiche, tra le più varie, da documenti di polizia, ai diari personali, le lettere. E nel complesso possiamo dire che la reazione non fu particolarmente ostile nei confronti di questa legislazione. Certamente chi aveva delle relazioni personali con cittadini che furono colpiti da queste leggi manifestò anche episodi di solidarietà privata, soprattutto naturalmente, però d'altro canto ci fu anche chi approfittò della condizione in cui si trovarono i propri concittadini ebrei per ricavarne dei vantaggi. Ma nel complesso possiamo dire che le leggi furono applicate senza grossi ostacoli, né da parte della burocrazia e dell'amministrazione pubblica, né da parte dell'opinione pubblica italiana, anche tenendo conto del fatto che per la stragrande maggioranza degli italiani si trattava di questioni molto teoriche, molto astratte, perché non tutti avevano conoscenza, esperienza di concittadini ebrei, no? Che erano prevalentemente concentrati. Erano in numero molto ridotto, ma erano anche concentrati in alcune città, soprattutto nei principali centri urbani. Però perché non ci fu questa reazione di opposizione? Perché le leggi antiebraiche non calano dall'alto all'improvviso nel 38 come una cesura in un percorso altrimenti che sarebbe andato avanti altrimenti, ma sono il frutto di una questione di lunga durata che è iscritta nella natura totalitaria del regime fascista. E noi non possiamo comprendere il 38 se non capiamo che c'è una problematica di lungo periodo. E in quanto totalitario, il regime fascista produsse diversi passi che in qualche modo prepararono la strada, anche senza necessariamente un progetto già ben chiaro fin dagli anni 20 e 30, ma che prepararono il terreno e la strada da un punto di vista politico e burocratico a questo approdo alle leggi del 1938. Perché il totalitarismo, tra le tante caratteristiche che ha lo Stato totalitario, ha anche quella di avere l'ambizione di trasformare, no, di plasmare i propri cittadini secondo un modello nuovo. L'homo novus del fascismo è questo, no? L'idea che gli italiani non andassero bene come erano nel momento in cui Mussolini arriva al potere, ma che bisognasse trasformarli. E tra l'altro, appunto, questa trasformazione, questo plasmare i cittadini avveniva attraverso prevalentemente lo strumento scolastico, no? Non a caso Mussolini considerava la riforma della scuola del 23 è la più fascista delle riforme, no? Perché appunto andava a incidere su un aspetto cruciale della vita giovanile dell'epoca, insieme con tanti altri strumenti, no? Le associazioni, le organizzazioni giovanili, la cultura popolare, i fumetti, il cinema, insomma, tanti strumenti per plasmare, no? Per trasformare i cittadini, i sudditi, anzi, verso un modello nuovo. E questa trasformazione sul piano educativo diventava anche una trasformazione sul piano antropologico e, perché no, anche sul piano biologico, sul piano fisico, no? L'enfasi che il fascismo dava all'attività fisica, al benessere fisico, al miglioramento della stirpe italiana precede di molto le leggi antiebraiche. Non a caso la materia più odiata a scuola, questo lo dico agli studenti che ci ascoltano, che potrebbero non credere a questo, ma la materia più odiata a scuola era l'educazione fisica all'epoca, perché era proprio orientata a
non solo impostare una cultura militare, no, agli studenti, ma anche aveva questa finalità, no, molto sgradevole, agli occhi di molti, di trasformare il fisico, e di renderlo più adatto ai canoni imposti dal regime. E quindi questa idea che ci fosse una necessità di migliorare la stirpe italiana instillò il seme di un razzismo che poi fu praticato, fu concretato a partire dal 1937, quando, dopo la conquista dell'Etiopia, no, che si era completata l'anno precedente, il regime fascista introdusse delle norme razziste nei confronti dei cittadini etiopi per evitare la commistione razziale, no, fra italiani ed etiopi, anche in questo caso senza alcuna ostilità, senza alcuna opposizione da parte dell'opinione pubblica, che ormai aveva acquisito questa idea della necessità del miglioramento della razza. Quindi, quando si introduce nel 1938, dopo una campagna durata un paio d'anni sulla stampa, l'idea che esistano le razze, che gli ebrei non facciano parte della cosiddetta razza italiana, probabilmente alle elite più colte questo discorso, naturalmente, risultava scarsamente comprensibile o accettabile, ma nella maggior parte dei casi la popolazione italiana accolse passivamente, se non addirittura con convinzione, questa novità delle leggi. Sì, quindi come Enrico hai detto in maniera molto chiara, insomma, si prepara un clima, si prepara un'idea, si instillano delle convinzioni anche a livello popolare, insomma, fumetti, tutti gli strumenti del regime per promuovere questa politica a cui il fascismo aderì con grande convinzione. Tra l'altro, devo dire ai ragazzi, che qualche volta si legge, si dice che insomma il razzismo italiano fu una cosa imposta, no? A seguito dell'adesione dell'Italia all'alleanza con la Germania di Hitler, ma anche questo sappiamo che storicamente non ha nessun fondamento, insomma, fu un processo autoctono, ben non solo insomma, voluto, ma forse confusamente determinato tutta una serie di elementi che poi tra l'altro a cui si dava delle basi pseudoscientifiche, insomma, il manifesto per la difesa della razza è un coacervo di sciocchezze che però venivano ovviamente ritenute non tali. Ora, però immagino, e questo vorrei chiederlo a te, Gian Guido, che i presidi ricevono, insomma, questa notizia che bisogna espellere docenti, studenti, e una cosa che mi ha sempre colpito moltissimo, che nel vostro libro viene così ben raccontato, bisogna riscrivere dei libri. Perché tutti i riferimenti a autori ebrei, a cultura ebraica, devono essere cancellati. Quindi immagino che ci fu nella scuola una riorganizzazione. Tra l'altro, la cosa che mi colpisce molto, che è riportata nel vostro libro, che si dovettero anche poi correggere, no? E come si dice la banalità del male qualche volta, si dovettero correggere alcuni di questi interventi, perché, per esempio, se non si potevano citare autori ebrei, probabilmente si escludeva la possibilità di citare il Vangelo, no? E le parole di Gesù. Quindi, insomma, chiaramente, al di là della drammatica ironia che queste cose possono creare, immagino che i presidi ricevettero questo ordine e cominciarono a riorganizzare questa scuola. Ecco, ci puoi raccontare, Gian Guido, che cosa avvenne all'alba di quel 5 di settembre? L'anno scolastico 1938-39, il primo della scuola non solo fascistizzata, ma arianizzata, sarebbe iniziato diverse settimane dopo. Il giorno di inizio, ricordiamolo, era il 17 ottobre. E in effetti, quindi, dal 5 settembre al 17 ottobre c'era tempo, ma erano anche tante le cose da fare. Vediamo. Per quanto riguarda gli studenti ebrei da escludere, non esiste
alcun documento di espulsione da parte delle scuole. Essi semplicemente non potevano più essere iscritti al loro istituto, all'istituto in cui erano studiato l'anno prima. È vero che le segreterie predisposero degli elenchi degli studenti ebrei, ma là dove li abbiamo trovati, come al liceo classico Parini di Milano oppure nell'istituto comprensivo Stoppani, ci siamo resi conto di una cosa, che questi elenchi sono estremamente imprecisi, farraginosi, inseriscono studenti che ebrei non sono affatto, ne escludono altri che poi si risulterà che ebrei in effetti sono. Non c'è stata una grande efficienza, c'è stata una forte determinazione ad applicare la legge, o per adesione fanatica all'ideologia fascista e razzista da parte dei presidi, o per lo più per semplice spirito burocratico. Ecco, perché vennero predisposti questi elenchi in cui veniva indicato il numero degli ebrei stranieri, di quelli italiani, dei cosiddetti mezzi ebrei, cioè figli di matrimoni misti? Beh, vennero predisposti sostanzialmente per rispondere a una circolare dei provveditorati, il provveditorato di Milano, come anche quello delle altre province, che appunto avevano richiesto questo numero. L'avevano richiesto sostanzialmente per predisporre gli organici dell'anno successivo, vale a dire quante classi, quanti posti per i docenti e così via. Proprio con una mentalità tipicamente burocratica. E in effetti ci siamo resi conto che ciò che preoccupava di più i presidi era di mantenere il numero delle classi. Teniamo conto che al Parini di Milano vengono esclusi più di 60 studenti, cioè quasi due classi messe insieme. La preoccupazione pensa dire era questa: mantenere il numero dei classi e, se possibile, aumentarlo. E direi che è significativo che il preside del classico Manzoni di Milano dichiarasse con orgoglio che, nonostante l'eliminazione, usa questo termine, di una cinquantina di ebrei, in realtà poi saranno più di 60, il Manzoni non solo ha mantenuto il numero di classi che aveva, ma l'aveva anche aumentato. Questa fondamentalmente era la preoccupazione. Ma vediamo le cose anche dal punto di vista degli studenti. Le famiglie colpite dal decreto seppero della esclusione già sabato 3 settembre. Il decreto sarebbe stato firmato il lunedì successivo dal re Vittorio Emanuele III. Pensiamo a questo fine settimana d'estate, che è rimasto impresso nella memoria, poi proprio di sabato, no? Questo giorno così importante per una famiglia ebraica. Questo fine settimana in cui arriva questa notizia che per i genitori era già stata in qualche modo preparata, ma che per i bambini, per i ragazzi, invece fu una terribile scoperta. Il 10 di settembre, una circolare stabilì che le iscrizioni, per essere accettate, dovevano essere completate da una autocertificazione di non appartenenza alla razza ebraica. In assenza di questa autocertificazione, l'iscrizione sarebbe stata impossibile. È importante questo discorso sulla autocertificazione,
perché le famiglie ebree e non ebree in quelle settimane di settembre pagavano le tasse scolastiche, iscrivevano appunto i figli a scuola e così via. Quindi tutti quelli che potevano appunto iscrivere i figli dovettero certificare, autocertificare che non erano ebrei. Quindi fu qualcosa che coinvolse tutte le famiglie italiane. Tutte erano a conoscenza di questo fatto, no? Anche perché proprio per iscrivere figlio dovevano compilare un documento del genere. In realtà anche le famiglie ebraiche molte famiglie ebraiche provarono a iscrivere i figli a scuola, approfittando di alcune ambiguità della legge che prevedeva che non fosse colpita dall'esclusione, che non fosse colpita l'esclusione chi aveva particolari benemerenze verso la patria o il fascismo, benemerenze da accertare caso per caso. Diverse famiglie ebree presentavano domanda di iscrizione, nonostante l'appartenenza razziale che non potevano nascondere, per lo più facendo riferimento appunto ai meriti di padri o parenti stretti nella Prima Guerra Mondiale, per esempio medaglie, decorazioni, ferite, mutilazioni. Per quanto ne sappiamo, già in ottobre, a scuola non ancora iniziata, inizierà il 17 ottobre la scuola, gli istituti invitavano le famiglie a ritirare queste domande, che non potevano comunque essere accettate. Vi furono poi anche delle iscrizioni subcondizione, soprattutto di ragazzi appartenenti a famiglie miste, un genitore non ebreo, oppure non professanti la religione ebraica e così via. In questo caso risulta che gli studenti, o la maggior parte degli studenti, sia stata poi convocata dal preside, ad anno già iniziato, in genere dopo il primo trimestre, appunto per ricevere questa comunicazione dell'esclusione. Chi aveva in qualche modo subito l'esclusione a settembre, visse questa esclusione soprattutto nell'intimità della famiglia, con dolore, tristezza. Diverso è il caso di chi fu escluso ad anno iniziato, queste sono le testimonianze che abbiamo, che invece, chiamato nello studio del preside, se chiamati nello studio del preside faceva paura, si sentì messo all'agonia davanti ai propri compagni. Per quanto riguarda poi i libri di testo, e concludo, per quanto riguarda il 38-39, il problema fu abbastanza semplice, in quanto non c'era tempo di ristampare i libri e così via. Semplicemente vennero depennati dagli elenchi dei libri adottati quelli di autore ebraico. La cosa fu più complessa, in effetti, per l'anno scolastico successivo, e in cui, per esempio, da certe opere in cui c'era un autore ebreo e uno non ebreo, scomparve dalla copertina l'autore ebreo. In altri casi gli interventi furono più sostanziali. Vorrei aggiungere una cosa. Oltre ai libri di testo, furono anche bandite dalla scuola le carte geografiche di autore ebraico. E direi che ho dato un po' un quadro della cosa. Se... Direi di sì, Gian Guido, grazie. Tu hai fatto questo quadro molto chiaro e hai usato anche questa parola. Cioè, immaginate i bambini e le bambine che vengono convocati dal preside. Quindi tristezza e paura, questi due aggettivi, questi due sostantivi che mi sembrano diano un po' un'idea. Io vorrei chiedere a te, Patrizia, che hai letto insieme ai tuoi colleghi attentamente queste carte. Ecco, immagino che da queste carte, perché appunto, come si diceva prima, le carte
raccontano, ci dicono. Quali storie, ecco, io immagino che ci saranno tante storie di bambini che sono rimasti, insomma, colpiti da questi bambini ebrei che sono stati espulsi, non sono stati, come diceva Gian Guido, ammessi, ma anche compagni di classe con cui si condivideva, insomma, una vita, no? Ecco, che storie raccontano gli archivi che avete studiato? Come accennato prima Enrico, allora le tracce che noi abbiamo recuperato più che altro ci parlano di una adesione da parte anche dei più giovani dei valori che il fascismo aveva instillato e che continuava a instillare nelle loro menti, quindi una cultura razzista, antisemita, nutrita anche da un antigiudaismo, quindi da una avversione nei confronti degli ebrei, un'avversione che era stata elaborata nel corso dei secoli da parte del cristianesimo e su cui in modo molto fecondo, ecco, è cresciuta anche la cultura antisemita, in questo caso di stampo razzista, e quindi noi dobbiamo pensare a una generazione cresciuta al razzismo e educata anche alla guerra. Ecco, questi due elementi vanno tenuti insieme perché mano a mano il progetto era quello proprio di creare una generazione dedita alla, diciamo così, proprio alla all'odio come forma di passione. Ecco, quindi poche sono le tracce, chiaramente queste tracce sono tracce di, se ci sono state, di una solidarietà privata, perché ai bambini non era, vuol dire, non era consentito comunque avere una, diciamo, non avevano un ruolo pubblico, ecco, venivano utilizzati, questo sì, molto nella propaganda, ma certamente se già gli adulti non, come dire, dovevano affrontare appunto un clima censura. Ecco, possiamo immaginare che i bambini potessero semmai solamente appunto tra di loro, ecco, comunicare questa solidarietà. In realtà dalle tracce dei testi, diciamo da quello che ci consegnano i testimoni, queste tracce sono veramente, veramente esigue. Una delle poche ci è stata consegnata da uno studente del Parini, Guido Lopez, un ragazzo che allontanato nel 1938 passò poi nella scuola di Via Eupili. Di lui si conservano ancora le parole e i pensieri di quel periodo, ovvero il momento in cui lui scrive: maturò, esplose la legge di estromissione degli ebrei dalle scuole, e in cui, come per altri ragazzi e per altre ragazze, la domanda più pressante fu: che cosa è cambiato in me da un giorno all'altro perché io debba vergognarmi? Questa è una questo sentimento di disagio e di vergogna per qualche cosa che non ha, di cui insomma una persona non ha nessuna colpa,
ma la colpa invece è la colpa del regime. Ecco, questa sensazione, questo disagio è quello che accompagna i ragazzi e le ragazze allontanate dalle loro classi e dai loro compagni. Ci sono delle rare testimonianze, una di queste appunto è di una ex compagna del liceo Parini di Guido Lopez. E quella che riporta è una conversazione che è avvenuta in realtà molti anni dopo, negli anni 90, una conversazione, come possiamo immaginare, non sui social, come potrebbe avvenire oggi, ma su un periodico. Guido Lopez aveva raccontato a un giornale il momento dell'estromissione dalla scuola del Parini e l'ingresso in via Opili, quali erano stati i sentimenti, i pensieri che avevano accompagnato questo passaggio. E una compagna di classe lesse quelle parole e rispose. Quindi vi restituisco questa conversazione a distanza. Guido Lopez scrive: dai vecchi compagni ariani, almeno una manifestazione di solidarietà, quella dell'agnoletto, ovvero di Mietta Agnoletto. A scuola tutti e in tutti i tempi si conoscono per cognome piuttosto che per nome. Che sfidando il regime e le leggi razziali va a trovare davanti a Via Opili, quindi alla scuola ebraica, il suo ex compagno di classe. Accadde quello che poi la compagna riferirà da un'altra angolazione. E quindi il ricordo di questa ragazza che scrive: al rientro a scuola nessuno fece domande su quei tre posti vuoti, quindi il posto di Guido Lopez e di altri compagni. Nessun professore diede spiegazioni e a me parve del tutto normale, quindi appunto come delle decisioni che sono decisioni estremamente pesanti nella vita delle persone possono apparire in un determinato frangente normali. Ecco, questo ci deve far riflettere. A quei tempi si viveva così. Andiamo dunque a trovare Lopez, via Opili, una stradina al lato delle ferrovie nord, la scuola. Una villetta nata si vede come abitazione e c'eravate voi, ragazzi e ragazzi, mescolati a qualche professore, uscivate tutti insieme, parlavate forte. E poi ritorna col pensiero al suo liceo, al Parini. I marmi del Parini, che tanto mi avevano abbagliata anni prima, io verrò in questa scuola, mi ero detta. Mi sembravano ora or solo freddi e retorici, ridicola l'uscita separata, maschi di là, femmine di qua. Ti confesso, qualche volta venni soltanto per guardarvi. Ecco, questo è una delle poche testimonianze di solidarietà di una ragazza. Questa, tra l'altro, è una testimonianza che viene resa dopo tanti anni. Quindi nel momento dell'allontanamento Guido Lopez non sapeva che questa sua compagna comunque lo seguiva. Ecco, e quindi in realtà c'è da riflettere sugli effetti che una stigmatizzazione ha sui più giovani. Ecco, questo fu l'effetto. Fu, come raccontano tante pagine, l'avvio di percorsi talvolta condivisi, appunto come quelli degli studenti della scuola di Via Opili, ma altri percorsi furono percorsi di grande solitudine. Ecco, tutto questo non deve essere solo, come si dice, una fonte di così, di un
momento di riflessione, ma deve poi condurre tutti noi a lavorare con impegno, e quindi significa prima di tutto ascoltare quelle storie, quindi studiarle. Le storie sono tante, e impegnarsi oggi, perché in realtà i diritti di compagni e di compagne, ognuno ha delle necessità diverse, quei diritti sono diritti collegati, quindi non c'è un diritto solo di qualcuno, c'è un mosaico di diritti, e questi diritti sono interconnessi. Quindi quando viene toccato il diritto di qualcuno, in questo caso il diritto di frequentare, di vivere a scuola, ecco, quello è come se saltasse un tassello di un mosaico, e noi ci possiamo aspettare che quel mosaico mano a mano perderà altri tasselli. Grazie Patrizia, molto commovente queste parole che tu ci riporti e ci parlano di storie di ragazze e di ragazze. Bene, io vi ringrazio e ringrazio gli autori del libro Foto di classe senza ebrei, Archivi scolastici e persecuzione a Milano, edito da Biblion. E gli autori sono Patrizia Baldi, che è ricercatore presso il CEDEC, tra l'altro il CEDEC è collocato nello stesso luogo del Museo Memoriale della Shoah, binario 21, da dove stasera ci sarà il collegamento con Liliana Segre e Fazio, e la RAI insomma ricorderà anche la RAI il giorno della memoria. Enrico Palumbo, che è un assegnista di ricerca in storia contemporanea presso l'Università degli Studi Roma 3, e Gian Guido Piazza, che è un epistemologo, ha insegnato storia e filosofia nei licei. Vi ringrazio infinitamente di aver partecipato a questa nostra chiacchierata organizzata dall'amministrazione comunale di Città di Castello in collaborazione con la Fondazione Algarve Franchetti. Vi ringrazio e raccolgo un vostro invito che mi avete fatto di collaborare con noi, con questo territorio, magari per ripetere questa vostra esperienza negli archivi di Città di Castello e di quest'Alto Tevere, e so che siete disponibili, se qualche classe fosse interessata, anche ad accoglierli a Milano, visitare poi i luoghi dove questi eventi che raccontate si sono svolti. E vi ringrazio tutti, ringrazio i ragazzi che sono tantissimi, e il sindaco e gli assessori che hanno aperto questa giornata, e li ringrazio per l'attenzione. Il video completo di questa intervista lo potete trovare nel canale YouTube della Fondazione Algarve Franchetti. Buona giornata a tutti.